tua capacità di prevedere il futuro è indiscussa. Sono certo che tu già sappia perché ti ho fatto chiamare. Dunque dimmi, profeta, in caso di duello con Sword Saint, avrei ragione di temere? L'abilità del mio signore, il conquistatore, sul campo di battaglia supera di gran lunga quella di qualsiasi altro avversario al mondo. La vostra abilità nelle arti marziali fa pensare ad una netta vittoria. Parli come il mio giullare di corte seduto laggiù. Oh, signore, io non gli ho suggerito niente. Se dici il vero, se combattessimo e Sword Saint venisse battuto, è lecito immaginare che io possa finalmente dominare il mondo? Devo dirvi che potrebbero sorgere delle complicazioni. Dovreste aspettare almeno 10 anni prima di battervi con Sword Saint. Perché dici questo? I tempi non sono ancora maturi. Mio signore, ho un regalo per voi. Che cos'è? Una profezia. Quando vento e nubi si uniranno, il pesce dalle squame d'oro si tramuterà in drago. Vi consegno queste 2 tabelle di nascita. Appartengono ai 2 discepoli che dovrete adottare. Uno si chiamerà Vento, l'altro porterà il nome di Nube. Perché Vento è Nube? Il vento è un essere senza forma, libero e leggero. La nube è una forma in movimento. Cambia continuamente, selvaggia e imprevedibile. Questi sono i tratti delle persone che dovrete trovare. Le circostanze nelle quali li troverete dipendono unicamente dal fato. Che accadrà quando li avrò trovati? È scritto che sarete invincibile per la prima metà della vostra vita. E la seconda che succederà poi? Prima dovrete pensare a trovare vento e nube. Giullare! Sì, mio signore, cosa desiderate? Smuovi anche il cielo e la terra, se necessario. Devo trovare vento e nube. Bene. Ascoltate, signore. Questo tesoro viene dalla Persia. È un oggetto estremamente antico, chiamato scatola magica di Yin e Yang. Su di essa ci sono 108 tronchi celesti e diramazioni terrene. Il mio signore è tanto intelligente che risolverà l'enigma, prima o poi. Se sarete in grado di individuare la giusta combinazione di elementi e di sistemarli nel corretto ordine, la scatola si aprirà, svelandovi i suoi segreti. Mio signore, solo allora io potrò interpretare la direzione che prenderà la seconda metà della vostra vita. Solo una volta fatto ciò, sarò in grado di fornirvi una più completa spiegazione del vostro destino. Un avvertimento prima che cominciate. È molto importante che non usiate mai la forza per aprire questa scatola. Se lo farete, le conseguenze saranno deleterie. La scatola vi esploderà in faccia e le risposte andranno perdute. Bene. Non dovrei avere difficoltà ad aprire la scatola. State indietro! Per ordine del nostro signore il conquistatore, tutti i bambini la cui data di nascita corrisponde a quella da noi esposta diventeranno discepoli di questo clan. Padre! Vento, corri! Io non scappo, voglio aiutarti! Vai, scappa! Padre! La magnificenza del nostro signore unirà il cielo alla terra! La magnificenza del nostro Signore unirà il cielo e la terra! La magnificenza del nostro Signore unirà il cielo e la terra! La magnificenza del nostro Signore...
Negli ultimi 3 anni siamo diventati sempre più autorevoli e forti. Ora siamo il clan più potente del mondo. E per aumentare questo nostro potere, oggi designerò i miei eredi. Perciò accolgo tra i miei fedeli discepoli cielo, nube e vento. Con i loro veloci calci, imprevedibili schiaffi e gelidi pugni, al servizio della nostra causa, noi diventeremo invincibili insieme! La magnificenza del nostro Signore unirà il cielo alla terra! La magnificenza del nostro Signore unirà il cielo alla terra! Impossibilitato ad affrontarvi in battaglia, duello all'ultimo sangue tra 10 anni, firmato Swore Saint, esattamente come è stato predetto. Buddha, tu sei un vero profeta. Mi hai assalito con più forza! Il corpo del giovane signore ha troppo valore, non oserei mai. Stolto, se non fossi in grado di respingere i tuoi assalti, meriterei di morire. Signorino Nube, sua signoria vuole vedervi. Voi e signorino Vento. Raccogli le pietre colorate e portale a Charity. Sì, signore. Questo è il posto. Charity, non c'è permesso di venire qua giù. È vietato. Per gli estranei, sì, ma io sono la figlia di colui che ha dato questa regola. Questo è il posto dove teniamo le armi. Anche se non è proibito, è alquanto pericoloso. È la ragione per cui vi ho portato con me. Allora andrò da sola, vigliacchi. Vai assieme a Vento. Io farò la guardia. Sei un tesoro, Gelo. Andiamo. Le donne portano guai. Guarda! Un fuoco magico. Ma no, che dici? Sono soltanto lucciole. Voglio prenderne qualcuna. Ragazzi, sta arrivando qualcuno! Forza, scappiamo! Sbrigati!
che vedete qui è la profezia fattami dal Buddha di fango. Non appena sarò riuscito a risolvere il verso finale della scatola magica, potrò determinare il destino della seconda metà della mia vita. Purtroppo per me, la soluzione è più difficile di quanto mi aspettassi. In questi ultimi 10 anni non sono stato in grado di scoprire la giusta combinazione. E in tutto questo tempo il Buddha di fango è completamente sparito. Cielo, vento, sono stato paziente per molti anni, ma ormai non posso più aspettare. Voglio che mi troviate il Buddha di fango e che me lo portiate qua. La faccenda è semplice. Beh, se volete trovare il Buddha di fango, dovete cercare la scimmia di fuoco. Essa vi aiuterà a trovarlo. Tu non verrai con noi per aiutarci? No, io sono qui solo per darvi qualche consiglio. Se uscissi da quella porta sarei perduto. Sono molto fragile, sapete, molto delicato. Non sono proprio tagliato per le avversità. No, Giullare. No. Signore? Bento, la tua tecnica nelle arti marziali è buona, ma ti manca l'esperienza in battaglia. Quindi metterò Gelo a capo di questa spedizione. Voglio che tu gli obbedisca. Come desiderate. E Nube, ho un'importante missione per te. Al vostro servizio. Lord Fong della città invincibile dice di voler diventare nostro alleato. Ho chiesto una condizione. Che egli ci consegni la sua invincibile spada in segno di sincerità. Voglio che tu vada da lui il giorno del suo compleanno. Vi porterò la sua spada, signore. Ti chiedo molto di più. Voglio che tu mi porti indietro anche la testa di Lord Fong. Lo farai per me? Lo farò. Falco e Pipistrello verranno con te per aiutarti. Il tuo addestramento è giunto ormai al 70%. Con il loro aiuto potrai farcela. Aspettate, padre, io vorrei andare con loro. Che ti salta in mente, Charity? Vuoi diventare un guerriero? Non ho niente da invidiare a questi ragazzi, padre. D'accordo. Ma con chi preferisci andare? Vento o Nube? Visto che tu vai per uccidere, io passo. Vento, preferisco venire con te. Non sarà solo un gioco stavolta. Questo lo so, aiuteremo i più deboli, io so come essere eroe. Oh, ti stai sbagliando, non è mica questo il nostro credo. Giullare! Chiudi il becco! È tutto chiaro allora. Partirete domani. Ah sì? Obbediamo. Charity, resta ancora un momento. Sì, padre. Nube. Sei entrato nella grotta proibita insieme a Charity? Sì. Ma ti prego, non dirlo a suo padre.
Andiamocene. Questi soldati cercano la lite. Circondatelo! Io non intendo farvi del male. Rispetto il vostro abito monacale. Consegnatemi la scimmia di fuoco. Questo non è possibile. La scimmia di fuoco appartiene al Tempio Shaolin. Gli è stata sottratta e io devo restituirla. Vi rifiutate? Me la prenderò in un altro modo. Sono il vento che soffia. Scusate l'intrusione. Ora combatteranno. Sarà meglio andare. Aspetta, vecchio. Perché tanta fretta? Chissà cosa trovi là fuori. Potrebbe essere anche più pericoloso. Chi è che osa interrompermi? Davvero interessante. Ero certo che avrebbe riconosciuto signorino Vento e signorino Gelo del clan del Conquistatore. Non appartenete alla stessa famiglia ormai? I vostri soldati sono un po' scarsi. Il monaco ha ragione. Presto saremo una famiglia. Perché litigare? Aiutateci nella nostra missione, cugini. Non essere così presuntuoso. Voi non ci fate una bella figura. Ma guardatevi. Avete portato un battaglione per un uomo solo. Vorresti dire che non sappiamo combattere? È vero, non sanno proprio combattere. Ho usato metà della mia forza. Sono patetici. Amita Buddha. Santità, il vostro perdono mi sta molto a cuore. Prestatemi la scimmia di fuoco e vi giuro sul mio onore che ve la renderò nel giro di un mese. Ho detto che appartiene al Tempio Shaolin, ed è vero. Se la ruberete, farete la loro fine. Senza la scimmia di fuoco non troverò il Buddha di fango. Disobbedirò al mio signore. Mi spiace, ma non posso aiutarvi. Voi due non avete il minimo rispetto per me. Hai ragione, quindi sta zitto. Insomma, monaco, dacci una mano. Ci serve la scimmia di fuoco. Non è mia, non posso darvela. Ci scusi, santità, ma non funziona. Piacente. No! Provate a insultarmi, ora che ho io la scimmia. Ah! Vento. Lascia perdere. Perché? Ci serviva per trovare il Buddha di fango, ma visto che la nostra preda è già qui, non ci serve più. Puoi gettare la maschera ora. Complimenti. Come hai fatto a riconoscermi, Gelo? Di te si dice che puoi cambiarti l'apparenza. E poi ho notato la tua calma durante gli scontri. Sono questi i miei indizi. E quando questa innocente ragazzina ha gridato perché era preoccupata per la scimmia, mi sono convinto. Nonno, dov'è che la porteranno questi soldati? Non preoccuparti. Non le faranno del male, te lo prometto. Ho rivelato troppi segreti del nostro futuro e per questo sono stato punito. Il mio corpo è ricoperto di bolle ormai. E solo questo animale, la scimmia di fuoco, può succhiarne fuori il veleno. Solo così posso avere un poco di sollievo. Vi prego, giovani signori, vi scongiuro di riportarmela. Ve lo prometto, faremo del nostro meglio. Questo mi è di conforto. Sono pronto a partire. Il vostro signore sarà ansioso di vedermi. Andiamo. Oh,
Perdonate la mia intrusione. Oh, tu devi essere stato mandato dal conquistatore. Mi ha chiesto di portargli la prova della vostra devozione. Siete la feccia della terra! Qualcuno è ancora vivo, signore. Vi prego, non uccidetemi! Completa il lavoro. Come è potuto succedere? Hanno sterminato il nostro intero clan! Perché? Padre! A cosa serve il Buddha di fango? A cosa servi tu? La scimmia di fuoco è innocente, non dovete punirla. La prego, santità, la prego, mi dia una guida. Mi aiuti con quegli assassini. Devo fare giustizia. Distruggere un villaggio in una singola notte. È ovvio. Solo il conquistatore può averlo fatto. Amita Buddha. Bento, a cosa pensi? Alla caverna dei Cirri. Mio padre è morto lì. È stato il maestro a salvarmi. Secondo la leggenda, in quella caverna cresce il rosso frutto di Bodhi. Si dice che guarisca la gente e aumenti i loro poteri. Nessuno è mai riuscito a entrarci e ad uscirne vivo. Dicono che ci sia un'enorme bestia di fuoco a guardia del frutto. Signor Vento, sapete qualcosa della morte di vostro padre? Sai cosa è successo in quel duello? Certamente. Vi morì anche Unicorno del Sud. Gli uccise la bestia di fuoco. Devo chiedervi un grande favore. Questa bambina, che io chiamo Trecine, ha perso i genitori. Io sono tutta la sua famiglia e dobbiamo trovare qualcuno che se ne prenda cura. Pensate che stia per accadervi qualcosa di brutto? Quando il Buddha di fango oltrepassa il fiume, corre un grave pericolo. Il drago è potente, ma sarà sconfitto quando vento e nubi si tramuteranno in tempesta. Anni fa tu sparisti lasciandomi solo con questo giocattolo. Ora che il messaggio è svelato, mantieni la promessa che mi facesti allora e dimmi questa profezia cosa vuol dire. Vento e nubi sono la tua grandezza.
ma anche la tua rovina. Traduci la parola. Non puoi sfuggire al destino. Signore, i 10 anni di buona fortuna sono passati. Ora avete raggiunto il punto di svolta e il vostro destino è segnato. Vento e nubi sono la mia grandezza e rovina. Ovviamente ciò significa che la mia vita ora è controllata da vento e nubi. Ma si tratta di vento e nubi generici? O stiamo parlando di nube che passa e vento che soffia? I miei due eredi. Signore, è tutto scritto. Il padrone sarà battuto dallo schiavo. Questo è il destino. I mortali non possono contrastarlo. Il destino. Non venirmi a parlare di destino. Io non credo alla volontà divina. Quando il destino vi favoriva, lo accettavate di buon grado. Ma ora non ci credete già più. È sempre così. L'uomo tenta ogni volta di sfuggire al proprio karma. Persino voi, conquistatori. Ce lo creiamo noi il nostro futuro. Io forgerò il destino con la mia forza di volontà. E quando avrò finito, il mio destino sarà cambiato. Famose armi del mondo delle armi marziali. Una lama, 3 spade, tutte senza prezzo. Ma il prezzo più prezioso di tutti giace sepolto nella grotta dei Cirri. La spada madre che nessuno ha mai trovato, la spada di fuoco e dell'unicorno e la spada invincibile sono già mie, io ne sono compiaciuto. Esse testimoniano il mio grande potere. Nube, tu non mi hai mai deluso. Così mi avete insegnato. Molto bene. Padre? Charity, che modi da impertinente. Chiedo scusa, mi hanno detto che c'era Nube qui, volevo venire a salutarlo. Ne sono felice. Non l'ho fatto per te. Volevo vedere se avresti tenuto fede alla parola data. Beh, le hai portate? Charity, cosa mai ti deve Nube? Padre, voi avete una passione per le spade famose. Beh, anch'io ne ho una, solo che la mia passione sono le pietre colorate. Il signorino Nube me ne deve ben 19 per la mia collezione. Che scemenza. Signore, signore, il signorino Giallo e il signorino Vento sono appena tornati dalla loro missione. Dove sono, giullare? Qui fuori, ma hanno troppa paura di entrare. Alzatevi! Non abbiate vergogna. Avete perso il Buddha di fango a causa della vostra inesperienza, ma avete fatto del vostro meglio. Grazie, signore. Vostro fratello Nube ha centrato la sua missione ed è stato capace di portarmi la spada invincibile. Io mi ritiro in camera mia. Hm.
L'umore di Nube è come quello di un cavallo selvatico, è imprevedibile. Sono passati 10 anni. Ora che Fong è morto, avrò presto notizia di Sword Saint. Vorrà vendicarsi del fatto che gli ho ucciso il fratello. Devo finire i preparativi per questo tanto atteso duello. Devo incrementare il mio triplice potere. Ma prima... Vieni. Prima di ritirarmi, sento di dover sistemare una cosa. Tu, Vento, dei miei 3 discepoli sei il più puro. E per questo desidero che tu sposi i Ceriti. Penserò io alla data più consona. Ceriti, suppongo che a te piaccia Vento, non è così? Beh, non saprei. Seguila. Potremmo parlarne più tardi di questo matrimonio. Sappilo, io e tuo padre vi promettemmo l'uno all'altra quando eravate ancora bambini. Non te l'ho mai detto prima, Vento, perché non mi sembrava mai il momento giusto. Ho visto te e Ceriti crescere insieme. Oh, non ho mai visto due persone perfettamente combacianti come voi due. Penso che sarete una coppia formidabile. E se non doveste acconsentire, ci rimarrei molto male. Congratulazioni, dico sul serio. Spennacchiato e ghiotto, ho un problema e mi tormenta. Il fatto è che a me piace Vento, ma io sento lo stesso anche per Nube. Ceriti, apri, sono Vento. Ciao. Ciao. Credo che dovremmo parlare. Puoi entrare, non è la grotta proibita, non ti punisce nessuno. Non ci vorrà molto. Parla. Avevo... tanta paura quando tuo padre mi portò qui e tu preparasti una tazza di tè. Mi hai fatto sentire a casa mia. Papà mi disse che se lui non ti avesse salvato saresti stato sbranato dai lupi. Beh, la verità. Ad ogni modo, quando ha parlato del matrimonio ne sono stato molto felice. Ma mi rendo conto che per amare bisogna essere in due. E non so se questo matrimonio è soltanto un'idea di tuo padre. Spero che anche tu lo desideri. Ma se così non fosse, io non ti forzerei mai. Ha consentito al matrimonio? È una domanda incongruente questa. Essendo suo padre, sono io a decidere e lei deve accettarlo. Ti vedo arrabbiato. L'espressione dei tuoi occhi è la stessa che avevi quando ti ho preso con me 10 anni fa. Visto che la cosa non ti sta bene, sarai scusato se non parteciperai al ricevimento.
Sono il dottor Yu e vengo dalla regione dei laghi. Rappresento 16 province. Voglio vedere il vostro signore. Il vostro invito? Perché? È in corso una celebrazione. Oh, ma è fantastico! Che bello! Non sono mai stata ad un banchetto. Me lo può dire? Si tratta di un bimbo, un matrimonio o una nascita? Smettila. Sì, guarda la gente, c'è tutto il mondo. Uno in più o in meno non farà differenza. Ci lasciate entrare, allora. Oh, ma che succede signor, qui? Signor Giullare. Sono il dottor Yu. Oh, signor Faccia Bianca, mi faccia entrare. Ma cos'è questo odore? Terribile, che puzza. Ehi, è un profumo da donna. Donna? No, raccogliamo erbe medicinali, sono quelle che profumano. Cosa? Vuol dire che lei è una specie di dottore. Oh, deve essere guarisci tutti io con il braccio della bestia di fuoco. Esatto. Allora, grazie della sua visita anche da parte di nostro signore il conquistatore. Venite con me, parleremo dopo il banchetto, allora. Comportati bene. Esci fuori, conquistatore maledetto. Siamo venuti qui per vendicare la nostra gente. Fermo dove sei. Pensi davvero di poterci sconfiggere? Devi essere ubriaco, Ming. Avete sterminato il mio clan e rubato la spada invincibile. Non ce ne andremo senza una spiegazione. Rivogliamo indietro la nostra spada. Ridateci la spada invincibile! Ridateci la nostra città! Quantità, cosa vi porta qui? I monaci fanno voto di carità e benevolenza. Ho promesso di aiutare il giovane signore a trovare i colpevoli dello sterminio della sua famiglia. Spero che voi vogliate assisterci in nome del Buddha. Per tutti coloro che non lo sapessero, oggi si sposa mia figlia. È una felice ricorrenza. E non tollero interruzioni. I preti Shaolin sono molto rinomati, ma esistono tanti altri clan. E noi siamo il più grande. Semplicemente in virtù del nostro numero e della nostra forza, la nostra scelta diventa obbligata. Allearsi con noi e prosperare, oppure opporvisi e morire. Che Buddha abbia pietà di noi. Avete espresso la vostra posizione. Ming ora dovrà decidere il da farsi. Come intendete procedere in questa faccenda? La mia abilità nelle arti marziali è troppo scarsa. Già vento che soffia mi ha battuto. Non ho modo di difendere il mio onore. Mi arrendo. Ma mio zio Suor Sent vi manda questo. Dieci anni sono passati e ci sono più ragioni che mai per combattere. Ci batteremo il giorno del prossimo solstizio. Beh, era ora che questo accadesse. È tutto a posto ora, continuate le celebrazioni. Versate il vino, Ava, non ti facciamo un brindisi alla sposa. Su, un bel brindisi. Sì! Bento, tu sei sempre stato il discepolo favorito del nostro signore e da oggi in poi diventerai anche suo genero emozionante, non ti pare? Ah, fantastico, veramente. Dunque, Bento, devi promettere che la mia Cereti la tratterai bene. Ho la tua parola? Certo, mio signore. Su, inchiniamoci davanti ai nostri antenati. Avanti! Che stai facendo? Che c'è, Nube? Vieni. Come osi fare una cosa del genere? Lasciala andare o assaggerai la mia collera!
Pensavo che non saresti più venuto. Perché volevi sposarlo? Tu non me lo hai mai chiesto. Io non voglio che un altro uomo ti tocchi. Posso sposarlo e continuare a vederti? Charity! Vieni qua! Vi ho sopportato per più di 10 anni. Ora me ne andrò insieme a Charity. Fermalo. Se sei un uomo, devi combattere per lei. Non puoi permettere che il mondo intero ti rida dietro e ti chiami codardo. Difendi la tua reputazione. Signore. Stai zitto, Gelo! Lei era già mia. Vattene. Sta mentendo. Dimmelo. Mi dispiace, Vento. Allora perché mi sposavi? Mi amavi almeno? Sì. Tu sei mia. Non fa differenza. Resteremo sempre insieme. Nulla potrà dividerci. Ti amo, Charity. Non ci sarà nessun altro. Non ci sarà nessuno. Signore! Ho ucciso la mia unica figlia.
nube che passa, restituiscimi il corpo di Charity! Nessuno me la porterà via! Non sei tanto forte. Non ho mai completato le tue lezioni nell'arte di essere una nube. Oggi te lo dimostrerò, così potrai morire in pace. Questa tua tecnica non funzionerà nel deserto. Devi trovarti vicino all'acqua affinché sia efficace. Ad ogni modo, nube, io sono maestro anche in altre tecniche. Bene. Ora vediamo quanto sangue ti scorre nelle vene. Passa, quello che ha rapito la sposa! Nube che passa. Nube che passa. Nube? Nube?
È ora di pranzo. Ti manca molto, vero? Devo proprio dirtelo. Quando ho visto la tua ragazza quel giorno al matrimonio, era stupenda. La guardavo camminare lungo la navata nel suo vestito da sposa. L'ho proprio invidiata. Tu ti chiami Musa perché hai sempre il muso. Non essere sciocco. È solo che sono stata benedetta da una musa il giorno in cui sono nata e allora mi hanno chiamata così, mi si addice, no? Grazie per avermi salvato quel giorno. Non dirlo neanche. Hai in mente di tornare al clan? Ci devo tornare. Per vendicarla. Così loro dovranno vendicarsi e così via. A questo mondo ci sono uomini che non hanno né amici né amore nella loro vita. E io sono uno di loro. Signorino Vento, prendete dell'acqua. Grazie. Sono dappertutto. Deve essere questo il rosso frutto di Bodhi. Sua signoria non fa che dire che esso aumenta i poteri. Sveglierete, saremo in pericolo. Signore, non ci biasimi. È lo stesso veleno che ha ucciso gli abitanti della città invincibile. È impossibile scoprirlo e agisce molto in fretta. Fa marcire sia la carne che le ossa. Perché l'avete fatto? Obbediamo agli ordini del nostro signore. Non ha alcun senso. Il conquistatore ci ha detto: portatemi indietro la sua testa e il frutto.
Senti, ti restituisco ciò che ho preso. Questo pareggia i conti, giusto? Possa sprofondare. Io non avrò paura. Congratulazioni, signore! Il vostro potere è aumentato 100 volte! Ora avete la forza per dominare il mondo! Evviva! Che stai dicendo? Sto dicendo che Suor Sin deve essere pazzo a sfidarvi, mio signore! Con i vostri nuovi poteri! Oh, sì, sì, sì! È già morto! Oh, beh, sì! Tanto vale che si arrenda, signore! Ma che stai dicendo? Che state compiendo il destino? Il destino, hai detto? Sei un vero idiota. Non sai nemmeno di cosa stai parlando. Sì, avete ragione, signore, sono un vero idiota, ma le parole mi sgorgano dal cuore, credetemi. Vattene. Sì, sì. Oh.
Eccomi, mio signore. Tu sei il solo di cui mi fido. Vento e nube sono scomparsi senza una parola. E domani comincia la battaglia. Quindi, Gero, dovrai assumere i compiti di vento e nube e aiutarmi a dominare il mondo. Spero di esserne capace, signore. Io ho piena fiducia in te. Sei pronto. Lo scopo della mia vita è quello di battere Sword Sand e tu diventerai il capo del clan se ci riuscirò. Congratulazioni. Grazie, signore. Dato che la battaglia è imminente, non possiamo permetterci di avere dei traditori nelle nostre file. Chiunque non mi sia fedele dovrà morire. Il giullare ha tradito il clan. Uccidilo all'istante! Avete visto il giullare in giro? No, no, non l'ho visto. Chiedo scusa. Fermo, aspetta! Non uccidetemi, vi prego, signorino. Non credete a ciò che vi ha detto il signore. Lui ci ha usati tutti. Bugiardo! Hai tradito il nostro signore e per questo devi morire! No, è stato lui ad uccidere i genitori di vento e nube, davvero. È malvagio, ne ho le prove. Mi condurrò dal Buddha di fango. Il conquistatore lo ha fatto rinchiudere, sì. Portami da lui. Con quell'uniforme sembri uno sciocco. Sapete, avevo una certa fretta di andarmene. Dunque l'uomo che lo rapì fu proprio il conquistatore. Thank you.
Signor Vento, è stato il conquistatore ad uccidere i vostri genitori. Fui io stesso a rivelargli le date di nascita tue e di Nube, affinché vi lasciasse vivere. È il destino, giovane signore. La vita è fatta di cicli, causa ed effetto. Per tutti c'è la resa dei conti alla fine. Cosa posso fare? Il drago è potente, ma sarà sconfitto quando vento e nubi diverranno tempesta. Suor Sente è venuto per il duello. Ho atteso questo momento per anni. Anche se ormai domino il mondo grazie alla mia straordinaria conoscenza delle arti marziali, non averti ancora sconfitto è stata una mia mancanza. Non mi sentirò bene finché non l'avrò fatto. Sono felice che tu abbia mantenuto la forza. Così lo scontro sarà equo e definitivo. E se dovessi uscire vittorioso dall'odierna battaglia, so che potrò morire in pace e sereno con me stesso. La pace te la darà la mia spada invincibile. Quando ti avrò ucciso, Suor Sand, tutta la tua famiglia sarà stata sconfitta in battaglia. E resterò solo io a regnare. Aspettami. Si muove? No! Rimani qui. Entrerò da solo. Bene. Zio! Zio! Aspetta! Non andare! Non mi importa! Devo combattere! Non c'è rimasto più nulla ormai. Aiutami a vendicarmi.
Vento e nubi devono essere uniti per tramutarsi in tempesta. Nube! Il rosso frutto di Bodhi può aumentare i tuoi poteri. Finita, Gelo. Puoi annunciare al mondo che ho sconfitto il mio ultimo rivale e che ora sono realmente invincibile. Hai ucciso i genitori dei tuoi due discepoli. E hai ordinato a Falco e Pipistrello di uccidere Vento, vero? Ammettilo! A quanto pare non hai ucciso il giullare come ti avevo ordinato. Un assassino! Sei solo un assassino! Ma avevo ragione su di te. Dei tre sei sempre stato il più infantile. Non ci hai neanche mai pensato a nominarmi tuo erede! È così che va il mondo. Il re muove le sue pedine, mio giovane Gelo. Sei tu ad essere in debito con me. Che io lo sia con te è un'idea molto buffa. E io non sono il buffone di nessuno. Dove credi di andare? Me ne vado e per sempre. Pensi che sia tanto semplice? Nessuno lascia il clan senza il mio permesso. Voi due siete ancora vivi. Qualcuno ha disobbedito ai miei ordini. Sorpreso? Non proprio, no. La questione è perché abbiate osato tornare qui. Suor Senta è morto. Ho aspettato 10 anni, signore. Ora vendicherò la mia famiglia. Quando vi presi con me, sapevo che questo giorno sarebbe arrivato e mi sono fatti i miei piani. Possedete un grande potere, non lo usate tutto. Il destino si compirebbe troppo presto se il conquistatore morisse. Io ad insegnarvi tutte le arti marziali che conoscete. Non vi viene in mente che potrei averne tralasciata qualcuna?
Senza forma! Pensate davvero di potermi battere? Che arroganza! Non potete! Il sepolcro delle spade. Che luogo appropriato per combattere, visto che diventerà la vostra tomba! Preparatevi a morire! Ho insegnato ad usare i pugni, le mani e le gambe, ma non vi ho mai detto che la mia specialità è la spada, che ovviamente ho tralasciato di insegnarvi. Il drago è potente, ma sarà sconfitto quando vento e nubi si tramuteranno in tempesta. Buddha di fango, io non credo alla tua profezia. La verità è che io credo soltanto in me stesso. Il vostro signore non può avere la spada. Essa richiede il mio sangue, è vero, ma richiede anche quello del mio ragazzo. Ha 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 ha!
Aspetta. State lontani. Lasciatemi andare. Ci ha cresciuti. Suor Saint. Principe che sussurra. Dove siete? Oh, vento! Sono invincibile. Il destino non si compie. Se lui verrà ucciso. Non c'è rimasto nessuno in grado di sfidarmi ormai. Io sono il capoclan più potente della storia. Sono il conquistatore del mondo. Io ho conquistato il mondo. Ho conquistato il mondo. Ho conquistato il mondo.